oggi l'apertura doveva essere intorno alle 8, si sono sbagliati, c'è stato un errore di informazione. Che cosa è successo questa mattina? Sinceramente non lo so, noi abbiamo detto assolutamente a tutti che apriva alle 11. C'è un equivoco di fondo che stiamo cercando di dipanare, c'è un altro centro nell'altra fiera che è dedicato ai bambini e quindi bisognerà stare attenti a dire centro tamponi Fiera Milano City. fiera Milano City e fiera Milano Ro, perché a questo punto questo è un drive-thru, quello è dedicato ai bambini all'interno dei padiglioni, c'è questa incomprensione. Si è trasformato in ausiliare del traffico Tutto facciamo, per l'occasione. tutto. Fatta l'accettazione amministrativa, le persone continueranno sempre in automobile fino alla seconda stazione. Sono quattro stop e dentro ogni capannone ci sono quattro team sanitari che faranno il tampone alle persone senza far scendere le persone, come dicevo, e poi le persone vanno. Da domani ci saranno, come vedete, due linee, anzi, poi diventeranno cinque da venerdì. Due saranno per l'accesso diretto, tre per i prenotati. Le persone sono arrivate, si vede che c'è proprio un'attesa, per cui siamo molto convinti di quello che stiamo facendo. Il 30 siamo stati chiamati dall'ATS, dalla Regione, e volentieri abbiamo deciso di dare una mano, aprendo e facendo la nostra parte. Non potevamo che decidere di essere qui, aprire 12 linee. Oggi, dopo 4 giorni dalla decisione, ne apriamo 4 e già da domani saremo a 8. Entro venerdì 12 linee, quindi vuol dire che già per il fine settimana prevediamo di tamponare circa 4.000-4.500 persone. A regime, con 12 linee, noi faremo circa 4, tra i 400 e i 500 tamponi. Dico così perché ogni ora. Da che ora siete in coda? Dalle 8.30, 8.35. 8.35 del mattino, se aspettava così tanta gente. Sinceramente no, però ci hanno cacciato via da un altro ospedale, noi siamo venuti da Bollate e lì ci hanno mandato via perché hanno detto che la coda non si esauriva prima che esaurisse il tampone. Abbiamo la segnalazione dell'ATS di Milano. Ah, ho capito. Ok. No, ma prima abbiamo fatto con il dottore di base, Sì. che hanno detto che hanno prenotato ieri e non era prenotato niente. Ah. Quindi Comunque c'è avete. in giro una gran confusione. Dai medici di base ti mandano all'ATS. L'ATS ti dicono che i medici di base devono fare tutto dalla prenotazione alla guarigione. Ma evidentemente non è così. Da che ora siete in coda oggi? Alle 8 ci hanno mandato via da un altro ospedale, eravamo all'ospedale di Bollate e hanno detto basta, 8:30 finiti i tamponi, siamo dovuti venire qua e dobbiamo fare il tampone di fine quarantena. Speriamo. Avevano detto da Bollate andate a Rho, che alle 8 apre, fate subito. E qui invece tocca Niente. aspettare fino alle 11. Sono arrivato alle 8.45. 8:45, ma anche lei si aspettava l'apertura alle 8 invece che alle 11? Dal sito c'era scritto alle 8, quindi pensavo alle 8 era già aperto. Sta così tanta gente? Onestamente no, però visto che ieri abbiamo girato 3 ospedali, tra i principali, e c'è gente che ha dormito lì, me l'aspettavo. Sappiamo che c'è una necessità molto importante di questi tamponi perché sotto Natale c'è stato un picco incredibile di contagi. La sfida è stata fare un centro in un parcheggio molto grande. È stato veramente un lavoro di team di 4 giorni, anche a Capodanno, il 30, il 31, l'1, tutti i giorni qua in questo parcheggio. Parcheggio grande, meno male perché aspettiamo migliaia di macchine. Bisognerà che siano fluenti e che sia un lavoro efficiente ed efficace perché il minutaggio con cui vengono fatte queste prestazioni è fondamentale. Ricordo che su indicazione di regione noi qua accetteremo solo persone che hanno l'indicazione del medico, o perché sono sintomatici o perché devono uscire dall'isolamento e dalla quarantena. Quindi moltissime persone. Il tampone sarà totalmente gratis, sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale e noi, ripeto, lavoriamo per Regione ATS.